Si chiede ora Tommaso, ma i peccatori ce l'hanno la prudenza? Ma sembra proprio di sì, facendo riferimento a Luca 16, 8, quando Gesù ci dice: i figli di questo mondo verso i loro pari sono più prudenti dei figli della luce. I figli di questo mondo sono i peccatori. Allora i peccatori sono più prudenti dei figli della luce. Allora anche i peccatori possono esercitare adeguatamente la prudenza. Vediamo subito. Prima il pensiero di Aristotele. Il filosofo afferma: è impossibile che sia prudente chi non è buono. Ora, nessun peccatore è buono, quindi nessun peccatore è prudente. E allora come la mettiamo con quella citazione? E, come al solito, Tommaso chiarisce come si può intendere questo vocabolo. Attenzione, che sono i giochetti di oggigiorno. Sono i giochetti di oggigiorno. Intendere i vocaboli in senso equivoco e alla fine non trovarsi mai d'accordo in nessun confronto, oppure pensare che nella Bibbia ci siano delle contraddizioni. Queste contraddizioni nascono solamente dal fatto che si prendono letteralmente i vocaboli per quello che sono, senza considerare le interpretazioni. Poi c'è magari ancora qualcuno che mi dice: ma l'interpretazione è fondamentale, ma questo vale anche per qualsiasi testo di italiano, lessicale, anche perché se andate a cercare su un vocabolario ci sono dei vocaboli che possono voler dire una cosa e il contrario, no? Io faccio sempre l'esempio dell'ospite. Io per tanto tempo ho sempre pensato che ospite fosse quell'uomo, quella donna che viene ospitato da qualcuno. Invece l'ospite è anche chi dà l'ospitalità. Poi mi si dice: non devi dare l'interpretazione, ma è necessaria l'interpretazione per poterci capire, proprio perché i vocaboli, il lessico lungo i secoli può... Poi ci sono le traduzioni, questo lessico può assumere significati differenti. Allora, c'è una prudenza falsa. Colui che dispone con abilità quanto occorre per fare un fine cattivo. Abbiamo il ladro prudente, che non si fa pescare con le mani nel sacco. Per una certa analogia, infatti, si può dire che è prudente quel ladro che ha indovinato la via adatta per rubare. Arsenio Lupin. E questa è la prudenza di cui parla l'Apostolo quando dice: la prudenza della carne è la morte. E uno rimane lì e dice: ma come? Prima mi dici di essere prudente, adesso mi dici che la prudenza è la morte. La prudenza della carne? La prudenza dei peccatori? I peccatori che utilizzano la prudenza utilizzando la ragione e con frode puntano su un obiettivo intrinsecamente malvagio. Quelli che vengono definiti oggi call center, con termini inglesi. Che cosa fanno? Utilizzano la furbizia per farti cadere nella rete. E se ci riescono, ebbene, sono i figli di questo mondo più furbi, più prudenti dei figli della luce. Ma qui la prudenza ha un valore decisamente negativo e falso. E parla di quella prudenza che mette il fine ultimo dei piaceri nella carne. Poi c'è una seconda prudenza, vera, poiché scopre le vie adatte per un fine veramente buono, ma è imperfetta. Perché? Primo, perché il bene che prende per fine è quello di una particolare attività, come quando uno trova le vie adatte per il commercio. Allora, non è male questo fine, ma quando questo fine diventa l'unico fine della propria vita, pensate a chi fa il proprio dovere, a chi lavora con solerzia, ma che pone solo nel lavoro le ragioni del suo vivere,
e dimentica tutto il resto, attraverso degli strumenti ci riesce, arriva a degli obiettivi più che mai soddisfacenti, è una prudenza utilizzata bene, ma è una prudenza che ha dimenticato l'ultimo obiettivo. È un obiettivo, quello che ci si è proposto, che è un obiettivo esclusivamente legato a questo mondo. Secondo, perché è manchevole dell'atto principale, non lo comanda efficacemente. Si è consapevoli che bisogna decidere, ma non si decide. Quante volte ci siamo trovati, io almeno nella mia maturità, mi sono trovato, o giovinezza, nella condizione di dire: ma devo decidermi, ormai le cose sono chiare, devo decidermi, e rimandavo. Mancava il terzo elemento, quello di essere pronti, decisi, comandare e saper obbedire. Comandare a chi? Comandare a se stessi. E saper obbedire a chi? Obbedire a se stessi, dopo che si era valutato ciò che si doveva fare o ciò che non si doveva fare. E poi infine c'è la prudenza vera e perfetta, che delibera, giudica e comanda rettamente le cose ordinate al fine di tutta la vita. E questa soltanto viene detta prudenza in senso assoluto e non può trovarsi nei peccatori. Ecco allora che con prudenza, abbiamo visto, si possono intendere quattro cose differenti. E allora quindi abbiamo la risposta, no? I figli di questo mondo verso i loro pari sono più prudenti dei figli, certo. È una prudenza però tutta legata agli interessi mondani. Poi c'è un'altra obiezione che ho voluto riprendere, anche se secondo me non è proprio in sintonia con l'argomento, ma vediamolo ugualmente. La fede è una virtù superiore alla prudenza, di questo non c'è dubbio, visto che la virtù è una virtù teologale. Eppure la fede può trovarsi nei peccatori, perché abbiamo parlato di una fede informe, perciò lì si può trovare anche la prudenza. E no, perché la fede è sostanzialmente una capacità di conoscere delle verità che sono delle verità rivelate. La fede di per sé non implica una conformità con l'appetito del retto operare, mentre la prudenza, che ci starebbe a fare se non si fossero già definiti gli obiettivi e si fossero anche definiti gli strumenti per comportarsi in sintonia con quegli obiettivi che ci si è prefissi e in modo saggio e adeguato individuarne gli strumenti più adatti. Perciò la fede ci può essere, anche su una fede informe, la prudenza non ci può essere, e in modo particolare non ci può essere con chi è in peccato. Andiamo al 14. Con l'articolo 14 io preferirei rimanere al videtur, alle argomentazioni e alla risposta alle argomentazioni, perché il corpo dell'articolo ripropone un argomento su cui già in precedenza io ho dimostrato alcune mie perplessità. Lo vedremo alla fine. Sembra che la prudenza non si trovi in tutti coloro che sono in grazia. Effettivamente noi vediamo delle persone sante che commettono degli errori forse banali. E così si spinge a dire la prima argomentazione: la prudenza richiede una certa accortezza nel provvedere alle azioni da compiere. Ora, molti di coloro che sono in grazia mancano di tale accortezza. E Tommaso giustamente risponde che l'accortezza sufficiente per essere in sintonia
con la verità e il percorso che ci permette di raggiungere le virtù, ce l'abbiamo tutti. Perché? Ma perché parliamo di una illuminazione. Il cristiano crede di essere illuminato attraverso la partecipazione della carità, dell'essere, della sapienza di Dio. Quindi il minimo indispensabile per la salvezza ce l'abbiamo tutti, attraverso i sacramenti e evidentemente la parola di Dio. Ci sono due generi di accortezza. La prima è sufficiente per le cose necessarie alla salvezza dell'anima, e tale accortezza viene data a tutti coloro che sono in grazia, ai quali, come dice Giovanni, viene data l'unzione che insegna ogni cosa. E su questo vi ho già parlato delle mie esperienze di persone molto semplici, anche ignoranti, ma con una saggezza incredibile, superiore 1000 volte di più a laureati, plurilaureati e sapientoni vari. Poi c'è una seconda accortezza, più completa, fa sì che uno possa provvedere per sé e per gli altri, non solo nelle cose necessarie alla salvezza, ma anche in tutte le altre riguardanti la vita umana. E tale accortezza non si riscontra in tutti coloro che sono in grazia. Purtroppo questa presunta accortezza viene sbandierata da parte di chi non ha proprio nulla, non ha neanche la prima. In questo mondo le cose stanno così, dovremmo fare molta attenzione che questo errore non si possa in qualche modo presentare nella nostra comunità cristiana. Vediamo la seconda. È prudente chi è capace di ben consigliarsi o deliberare. Ma non pochi di coloro che sono in grazia sono privi di questa capacità e hanno bisogno di essere guidati dal consiglio altrui. Quindi non tutti coloro che sono in grazia hanno la prudenza. Eh no, la prudenza ce l'hanno. E in che cosa consiste? Nel cercare qualcuno saggio presso cui trovare il consiglio. Ecco perché è necessario nella comunità cristiana la presenza di sacerdoti, di guide spirituali. Noi parliamo sempre della prospettiva cristiana. Quindi costoro rivelano la loro prudenza nel sapersi consigliare, quindi non essere superbi e dire io so fare tutto, non ho bisogno degli altri. Ed è questa sostanzialmente la risposta, no? Chi ha bisogno del consiglio altrui sa provvedere a se stesso se è in grazia, almeno nel senso di saper chiedere i consigli altrui e discernere i consigli buoni da quelli cattivi. Andiamo alla terza obiezione. Il filosofo cosa dice? Non consta che i giovani siano prudenti, perché secondo il filosofo la prudenza si costruisce attraverso l'esperienza, no? Quindi il giovane ha poca esperienza, come fa a essere prudente? Noi però vediamo che ci sono molti giovani in grazia e quindi dovrebbero essere prudenti. Certo, perché il filosofo non aveva ancora una prospettiva soprannaturale che ci arriva dall'insegnamento della Bibbia e dalla parola dei dottori che ce la chiariscono. La prudenza acquisita viene causata dalla ripetizione degli atti e quindi, secondo Aristotele, per nascere ha bisogno di esperienze di tempo. La prudenza invece soprannaturale viene causata dall'infusione divina. È chiaro che è una prudenza che serve esclusivamente alla salvezza. Poi, questa stessa prudenza infusa può essere irrobustita e rafforzata. Infatti in Efesini leggiamo: il nutrimento solido è per gli uomini fatti, cioè per quelli che hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene e il male. Quindi una prudenza indispensabile, necessaria, minima per raggiungere la salvezza ce l'abbiamo tutti. Poi, naturalmente, con la memoria, l'esercizio, i buoni esempi, i proponimenti, ecco che questa prudenza si può rafforzare e santificare. Nel set contra leggiamo: nessuno ha la grazia se non è virtuoso, ma nessuno può essere virtuoso se non ha la prudenza. Perché? Perché se io ho intenzione
di riprendere con il senso del dovere i miei alunni in classe e questo obiettivo che è più che mai giustificato, perché è un obiettivo di carità che si occupa della formazione di questi ragazzi, viene perseguito con degli strumenti sbagliati, urlando, sbraitando, con violenze di carattere psicologico, se non peggio, voi capite che noi non conseguiamo in questo modo un obiettivo virtuoso, ma questo obiettivo virtuoso viene in qualche modo profanato da degli strumenti che non sono adeguati. Infatti San Gregorio afferma che le altre virtù, se non eseguono con prudenza ciò a cui tendono, non possono essere virtù. C'è poi il respondeo, qui fa riferimento a 1.2.65, dove io avevo già manifestato le mie perplessità. Dice Tommaso: le virtù sono necessariamente connesse in modo che chi ne possiede una deve possederle tutte. Ma io ho dei dubbi su questo, perché uno può essere virtuoso quanto volete, però nel momento in cui si trova a tavola non riesce a trattenersi e esce fuori dalle righe. Come si può pensare che il soggetto non sia virtuoso, magari nella carità, nel servizio al prossimo, nel senso della giustizia, nella sincerità, nella mitezza, nella magnanimità, ecco. Ma ora, chiunque possiede la grazia possiede la carità, quindi è necessario che abbia tutte le altre virtù. Sì, perché il ragionamento, se vi ricordate, era questo: nel momento stesso in cui partecipo della carità, io agisco con carità, e la carità mi permette di conseguire quell'habitus che mi fa essere virtuoso. Però nel momento stesso in cui io manco nella carità o manco nella prudenza, ecco che viene meno una virtù, ma viene meno anche la carità e viene meno anche la prudenza, quindi in qualche modo vengono annullate o contaminate tutte le altre virtù. Così insegna Tommaso d'Aquino. Però io mi fermerei su questo articolo 14 alle obiezioni e alle risposte alle obiezioni, che sono più che mai chiare. Andiamo all'articolo 15. L'articolo 15 è un po' complicato. Videtur: sembra che la prudenza sia insita in noi per natura. Che cosa c'è di insito in noi per natura? La tensione verso la virtù. Noi siamo portati naturalmente verso la virtù, a meno che la società, la famiglia, una situazione contingente abbia in qualche modo pervertito questa tensione. In parte è stata pervertita dal primo peccato, nel momento stesso in cui il peccato è entrato in questo mondo, però rimane comunque, abbiamo visto, una briciola anche abbastanza consistente di questa, anche perché abbiamo visto più di una volta che conseguire una virtù ci dà anche gioia, quindi la virtù è in sintonia profonda con la nostra natura. E la prudenza? Si può pensare che la prudenza sia anche questa intrinseca alla nostra natura? Beh, in certi casi sì, come per le verità intellettive. Le verità intellettive che ci dicono che la parte sarà sempre minore del tutto, che se A è uguale a B e B è uguale a C, anche A è uguale a C. C'è anche una prudenza insita nella nostra natura. È evidente che quando camminiamo
in linea retta su una strada non accidentata, camminiamo decisi. Nel momento stesso in cui camminiamo lungo una riva, ecco che siamo più prudenti, siamo più guardinghi, cerchiamo di non ruzzolare giù come delle pere mature. Però, di per sé la prudenza si acquisisce, a parte la prudenza che arriva dal trascendente e che è essenziale per la nostra salvezza, ma la prudenza, e abbiamo già visto che nella citazione precedente, che si irrobustisce attraverso l'esperienza, né più né meno come le conoscenze intellettuali, si irrobustisce e si rende più capace e più solida nel momento in cui noi abbiamo avuto delle esperienze, e con la memoria, il ricordo e l'esperienza riusciamo ad essere più equilibrati, più capaci di definire le nostre azioni in vista di determinati obiettivi. Vediamo se riusciamo a cogliere questo pensiero dalla lettura delle parole di Tommaso. Il filosofo scrive che le cose riguardanti la prudenza, cioè synesis gnomis, che sarebbe l'intendere e conoscere, sembrano essere naturali. Sì, in un primo momento potremmo dire di sì. Il filosofo qui parla degli elementi relativi alla prudenza che si riferiscono ai fini, e per questo non parla di eubulia, cioè retta deliberazione, buon consiglio in vista di un bene, che è fatta per deliberare sui mezzi ordinati al fine. Quindi qui già Tommaso contesta in pieno l'argomentazione. Io non la vedrei proprio così nella prospettiva di Tommaso. Comunque, vediamo pure ben definiti come presenza naturale in noi, un po' come abbiamo già detto le reminiscenze platoniche, gli obiettivi, i fini per cui noi viviamo, i fini della nostra esistenza. Vediamo la seconda argomentazione. Ma la prudenza, stando alla scrittura, dipende dall'età. Nei canuti sta la saggezza e nella vita lunga la prudenza. Allora non è proprio naturale, non è propria insita in noi. La prudenza si trova maggiormente negli anziani, non solo per la loro naturale disposizione, conseguente al quietarsi delle passioni dei sensi, ma anche per l'esperienza del passato. Perciò abbiamo sì un elemento di fondo come quello intellettivo che ci è naturale, ma poi questa cosa si sviluppa attraverso gli anni, e gli anziani, un po' per la loro esperienza, un po' per il quietarsi delle passioni, si possono definire più saggi dei giovani. 3. Si fa riferimento agli animali bruti. In questi animali ci sono delle prudenze naturali, come insegna il filosofo. Quindi la prudenza è naturale. No, lì non abbiamo una prudenza naturale intesa come la intendiamo per l'uomo, sono degli istinti. Negli animali le vie per giungere al fine sono determinate una volta per tutte. La rondine fa il suo nido sotto il tetto, è evidente. Infatti vediamo che tutti gli animali di una medesima specie agiscono allo stesso modo. Ciò invece non può avvenire nell'uomo. Ma perché? Ma perché l'uomo, attraverso la ragione, conosce gli universali, e conoscendo gli universali può estendersi ad un numero infinito di singolari, perché i singolari sono parte degli universali, partecipano degli universali. Ed ecco che la prudenza, perciò, si può esplicitare in mille situazioni differenti, sebbene abbiamo visto con gli articoli precedenti, perché si potrebbe poi ricadere nell'altra obiezione: allora, se mille, milioni, infinite sono le situazioni, tutto cambia. Tuttavia, situazioni anche differenti possono essere messe in famiglie, sottofamiglie, ordini, sottordini, che ci danno
un'idea di analogia e ci consigliano le soluzioni migliori per risolvere un problema o un altro problema, che ci indicano lo strumento migliore per raggiungere quell'obiettivo o quell'altro obiettivo che ci siamo proposti. Vediamo adesso il cuore dell'articolo 15. Allora, il filosofo afferma che la virtù intellettuale deriva per lo più dall'istruzione, la sua origine e il suo sviluppo, per cui ha bisogno di esperienza e di tempo. Ma la prudenza è una virtù intellettuale, quindi la prudenza non deriva in noi dalla natura, ma dall'istruzione, dall'esperienza. Attenzione però, abbiamo detto, c'è anche una prudenza che ci viene infusa. E poi ci sono dei principi di prudenza, come quelli intellettivi, che sono fondamentali, da cui poi derivano tutti gli altri. Rispetto alla conoscenza universale, la prudenza e la scienza speculativa si trovano nelle stesse condizioni, poiché i primi principi dell'una e dell'altra ci sono noti per natura. I primi principi, parliamo dei primi principi. Vi ho fatto l'esempio, il principio che di fronte a una riva scoscesa io devo camminarci sopra, cosa faccio? Cammino come se fossi in piano? No, ho un'altra andatura, la prudenza mi dice di comportarmi in altro modo per raggiungere quella determinata meta. Invece gli altri principi universali successivi, sia della ragione speculativa che della ragione pratica, non si hanno per natura. Io per natura non conosco il teorema di Pitagora e neanche, che ne so, la legge della relatività di Einstein. Devo studiarla. Ma per acquisizione mediante l'esperienza o l'esercizio oppure l'istruzione. I fini retti della vita umana sono determinati, quindi, ma i fini retti della vita umana sono determinati, quindi l'inclinazione verso di essi può essere naturale. Parliamo delle virtù. Non siamo più né nella prospettiva delle conoscenze intellettive né nella prospettiva della prudenza. Infatti qui non dice che questi fini, che sono quei fini che una volta raggiunti ci danno l'habitus e il diploma di virtuoso, virtù che può essere la mitezza, l'amabilità, la sincerità, l'arguzia, eccetera. E questa inclinazione può anche essere naturale, se non viene in modo particolare soffocata da certi condizionamenti familiari e sociali. I mezzi, invece, ordinati al fine, non sono determinati nella vita umana, ma sono variamente diversificati secondo le diversità delle persone e delle loro passioni. I mezzi, ma chi è che si occupa dei mezzi? La prudenza. Pensate per un momento, no? Io voglio diventare idraulico, io vorrei diventare ricercatore, io vorrei, che ne so, mettere su un'industria oppure un allevamento di polli. I mezzi e le strade per arrivare a conseguire questi obiettivi, stiamo parlando del pratico adesso, non della virtù, sono differenti. E la stessa cosa riguarda la virtù. Se io voglio essere mite, voglio conseguire la virtù della mitezza, secondo un po' nella situazione in cui mi trovo, in una famiglia magari dove ho dei figli ribelli oppure una moglie non molto in sintonia con i miei pensieri o dei genitori petulanti o un capo ufficio, capite? Io voglio conseguire quella particolare virtù, la mitezza, però gli strumenti cambiano a secondo delle determinate situazioni, del determinato stato in cui noi ci troviamo.
Ecco uno degli errori oggi della superficialità di questa pseudomorale che predicano questi insegnanti del nulla. I percorsi cambiano, non sono percorsi uguali per tutti, cambiano. Lo dobbiamo capire una volta per tutte. Quindi ci saranno dei denominatori comuni, ma gli accidenti cambiano. Poiché dunque la prudenza non ha per oggetto i fini, ma i mezzi, secondo le spiegazioni date, ne viene che la prudenza non è una virtù naturale, come non è una virtù naturale, la conoscenza intellettiva. Si parte da dei principi di fondo, è vero, che sono naturali, ma poi per poter progredire è necessario l'esperienza, l'istruzione, l'acquisizione e in modo particolare la capacità di ascoltare evidentemente delle persone istruite, non dei pagliacci. Siamo all'articolo 16, l'ultimo. Tommaso si chiede se la prudenza può essere perduta per dimenticanza. E ci sono delle argomentazioni abbastanza valide qui. Io le leggo tutte e tre e poi vediamo le risposte, perché sostanzialmente le risposte danno una spiegazione che può toccare tutte e tre le argomentazioni. Vi spiego poi meglio dopo, perché così in teoria non riusciamo a capirci. La prima argomentazione è questa: la scienza, avendo per oggetto il necessario, è più certa della prudenza, che ha per oggetto alcune azioni contingenti. Di questo non c'è dubbio. La scienza, io uso sempre la matematica e la geometria, non c'è dubbio che 3 più 3 fa 6. La prudenza, uno dice, sì, io mi sono comportato così con Mario, con Piero, con Giuseppe, con Luigi, tutto è andato sempre bene, ma sarà sempre così anche se mi dovessi comportare in questo modo con Pierino? C'è sempre il dubbio, no? E quindi l'argomentazione arriva a questo, ma la scienza può essere perduta per dimenticanza, molto dunque di più la prudenza, se la scienza, che è così perfetta, ma quante volte noi che abbiamo intrapreso magari degli studi e diciamo, ma quelle materie che abbiamo studiato un tempo al liceo non me le ricordo più. Quanti mi scrivono qui, mi dicono, cominciai a studiare latino, poi la mia strada andò altrove e ho dimenticato tutto, adesso riprendo. Io potrei dire la stessa cosa per chimica, vabbè, che fu soltanto un anno, fisica che non ebbi mai la capacità di comprenderla nella dovuta maniera, quel poco che a volte, pensate quanti miei colleghi che hanno frequentato il liceo classico e che dicono il latino io me lo ricordo, il greco invece si fa con grande facilità, capita con grande facilità di dimenticarlo. La scienza spesso si dimentica. Allora, l'argomentazione è questa: la scienza che è precisa si dimentica ancora, è una maggiore ragione dimenticare la prudenza che si fonda sul contingente e che quindi non ha dei rapporti necessari. Seconda argomentazione: per produrre la prudenza è necessaria l'esperienza che si costruisce con molti ricordi, come dice Aristotele, no? I ricordi si possono dimenticare. Pare che la prudenza possa essere perduta come la dimenticanza. La prudenza esige anche la conoscenza degli universali, ma la conoscenza degli universali può essere perduta per dimenticanza. E quindi di conseguenza abbiamo la prudenza. C'è però una risposta comune a queste tre argomentazioni che secondo me è quanto mai soddisfacente. L'esperienza della prudenza non si acquista soltanto con la memoria, ma anche con l'esercizio del ben operare. La prudenza ci pone in una determinata situazione, ci pone in un determinato rapporto con gli altri e con le cose.
diventa un habitus. E se è diventato un habitus, anche se ci siamo dimenticati delle esperienze che ci hanno condotto a questo habitus, anche se abbiamo dimenticato le ragioni universali che ci hanno condotto a questo habitus, l'habitus c'è. Ecco perché è difficile dimenticare la prudenza. Anche, come ho detto, se vengono meno gli universali, proprio perché c'è l'habitus, quello che viene definita abitudine. Tuttavia, vediamo di riflettere ancora con maggiore serietà su questo argomento. Il filosofo afferma che la dimenticanza colpisce l'arte, non la prudenza, l'arte. A volte ci si trova a... mio papà, quando era piccolino, ragazzino, là giù in Sicilia, si era abituato anche a seguire l'istruzione di un sarto per qualche anno, poi partì per la vita militare, passarono i decenni e quell'arte venne dimenticata. La prudenza no, secondo il pensiero del filosofo. Io però qui l'ho segnato, come voi vedete, in modo errato, perché è il pensiero che abbiamo detto più volte da intendere in altro modo, se no poi ci confondiamo. Eccolo qua. Dunque, per dimenticanza uno può perdere totalmente un'arte o una scienza che si esauriscono nella ragione, e abbiamo fatto anche degli esempi. La prudenza non viene eliminata direttamente dalla dimenticanza, ma piuttosto dalle passioni. Infatti Aristotele scrive che l'oggetto del piacere e della tristezza perverte il giudizio della prudenza. Quante volte, anche solo per un sentimento amoroso, c'è chi perde la testa. È sempre stato prudente in quella materia, poi è arrivato il momento per cui il suo cuore è stato sconvolto, è stata sconvolta la sua vita e è partito per la tangente. Ecco perché Daniele scrive: la bellezza ti ha sedotto e la passione ti ha pervertito il cuore. E nell'Esodo ancora troviamo: non accetterai i doni, perché il dono acceca anche i prudenti. Quando devi emettere un giudizio, ecco che la persona che, su cui deve mettere un giudizio, ti ha fatto un regalo e tu rimani legato a questa cosa, ti senti in dovere di essere generoso. Ecco allora che l'oggetto del piacere o anche una ragione di tristezza può pervertire più che la dimenticanza. Tuttavia, ecco che c'è l'appendice che è più che valida, eh? Poi vi farò un esempio. Tuttavia la dimenticanza può intralciare la prudenza. Quando? In quanto questa passa a comandare partendo da certe conoscenze che possono essere distrutte dalla dimenticanza. Vi faccio l'esempio della mia cara mamma. Sono esperienze che ho scritto nel mio libro. La mia mamma aveva il morbo d'Alzheimer. Molti dottori ebbero a dire demenza senile. Assolutamente non è vero, io l'ho seguita per 7 anni. Mia madre era perfettamente coerente, soltanto che viveva una vita che ormai era lontana di 70 anni. Lei doveva preparare la minestrina per il papà, lei doveva pensare alla mamma che era malata di cuore. Che cosa c'entra con la prudenza? C'entra, perché mia mamma era una persona che lavorava, non si lasciava crescere l'erba sotto i piedi, e quando era ora di alzarsi dal letto non si alzava, si alzava giù, saltava giù, capite? E a 90 anni si ebbe a rompere il bacino. Perché? E perché credeva di averne 20, si era dimenticato di averne 90. Sentì suonare la mia sveglia,
che mi doveva condurre a scuola e lei istintivamente giù dal letto. Ma le gambe erano le gambe di una novantenne. Non è che la mamma non fosse più prudente, ma purtroppo la conoscenza della sua situazione era venuta meno. E la dimenticanza la portò a fare un atto, a compiere un atto non equilibrato, perché quando stava ancora bene, 80-85 anni, ormai non saltava più giù dal letto, è evidente, scendeva con circospezione. Ma poi, gli ultimi 7 anni, dagli 88 anni in avanti, arrivò questa malattia e la dimenticanza lentamente, lentamente, lentamente la portò indietro di 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anni. E quando era giovane, al suono della sveglia, saltava giù dal letto, non stava lì a crogiolarsi. Vedete che abbiamo anche concluso questa lunga maratona, perché non ne abbiamo mai trovate così lunghe, l'articolo 16, e quindi con l'articolo 16 anche la questione 47.